Salve a tutti, sono Miquep, oggi sono qui per presentarvi un nuovo tutorial. Vi farò vedere come si installa TeamSpeak in locale e come possiamo aprire le porte per raggiungere TeamSpeak anche con i nostri amici. Qui ho un TeamSpeak su un server. E adesso vi mostrerò come si può installare appunto TeamSpeak in locale. Per tutti coloro che sono dei gamer, un piccolo tutorial molto semplice da seguire. Andiamo a cercarci TeamSpeak 3 download per il sistema OS X, nel mio caso Mac. Stesso principio anche per Windows, ve lo mostro per il sistema Mac. Un attimo che mi trovo il link giusto a scaricare, eccolo qui, download, ci sono i clients, non ci serve il server, OS X, serve questo, lo scarichiamo un attimino, eccolo qui, lo apriamo, attendiamo, eccolo qua, scompattiamo il nostro file. A questo punto ce lo copiamo. E copio la cartella nelle applicazioni. Dopodiché, per comodità, rinomino la cartella perché aperte dopo. Il nome è troppo lungo, la rinomino e scrivo semplicemente TS per comodità. A questo punto dobbiamo installare o far partire il nostro server. Scusate, apriamo il nostro terminale. A questo punto, siccome il sistema sistema OS X è un sistema Linux, dobbiamo digitare alcuni comandi. Usciamo semplicemente cd punto punto due volte. Quando siamo arrivati a questo punto, Dory Dani nel mio caso è il nome dell'utente, andiamo a cercare dove si trova TeamSpeak nelle applicazioni, quindi CD Applications con una grossa scritto in grande, e CDTS. CDTS è la cartella che avevo rinominato. E digitiamo questo qui, lo scriverò anche nella descrizione il comando per far partire il nostro server. A questo punto il nostro server è partito in locale, ci copiamo il token che ci servirà per poi amministrare il nostro server. Copiamo. A questo punto andiamo qui, scriviamo l'indirizzo locale 127.0.0.1 e mettiamo il nostro token che avevamo copiato in modo da avere tutti i privilegi per gestire il server. Eccolo qui, come vedete, mi sono collegato con il server locale a TeamSpeak. Andiamo a creare ad esempio un nuovo canale. Per dare l'idea, faccio un esempio.
Mac OS X, per spiegare. Ecco qui, questo ho creato il mio TeamSpeak server in locale. Praticamente direte, ma che te ne fai tu di un TeamSpeak in locale? Beh, niente, perché è solo raggiungibile dalla mia rete. A questo punto ci sono altri passaggi da fare. Se, come avete visto, ho chiuso il terminale. Quando ho chiuso il terminale, il server si spegne. Per evitare questo, dobbiamo crearci un piccolo programmino. Apriamo Automator. Automator è un programma standard, un'applicazione standard di Mac. Andiamo, così creiamo una piccola applicazione. Scrivo qui script, eccolo qui, esegui script shell e ci digitiamo questo, cd applications e poi la nostra sottocartella ts a capo e lo script di partenza di TeamSpeak, che è TS3 server Mac. Tutto qui, andiamo a verificare se funziona. Come vedete, il server in locale si è riconnesso automaticamente. Questo lo dobbiamo fare, come vi dicevo prima, perché ogni volta che termineremo il terminale, il server si spegne. A questo punto vado a esportarmi il mio script, lo salvo, lo esporto come app, ci scrivo TS Mac server. Lo salvo sul desktop. Ecco, a questo punto qui chiudiamo Automator, come dicevano, standard. Andiamo a cercare sul nostro desktop il piccolo programma che ho creato. Doppio clic e come vedete qui funziona di nuovo TeamSpeak. Lo potete anche verificare in alto nella barra delle indicazioni. Abbiamo creato il nostro server TeamSpeak in locale, però non è tutto perché in locale non è che serve a granché. Adesso andiamo a verificare come possiamo aprire le porte del nostro router per l'esterno in modo da diciamo che ognuno possa connetterci al nostro TeamSpeak che abbiamo creato. Io ho un router dell'Asus, quindi ognuno avrà il proprio router. Comunque le installazioni sono sempre le stesse. Andate sulla pagina di configurazione del vostro router. Nel mio caso è un Asus. Vado su Virtual Server Port Forwarding. Praticamente qui dico che ho un nuovo servizio di nome TeamSpeak e devo aprire la porta che ha bisogno, TeamSpeak server ha bisogno di più porte. Per la comunicazione vocale è la porta un attimo è la 9987. L'indirizzo è il mio indirizzo locale del mio Mac. Che tipo di protocollo? In teoria basta solo il protocollo UDP, però metto tutte e due. Se volete anche aprire
La porta per lo scambio di Five ve lo metto anche sotto in descrizione. Salvo le impostazioni. Adesso vi farò vedere che il mio TeamSpeak server è raggiungibile anche dall'esterno. Ho un sottodominio con l'applicazione DynDNS. Praticamente, se avete un sottodominio, potete connetterlo con il vostro router in modo che il sottodominio possa sempre avere l'indirizzo attuale del vostro computer. Il mio indirizzo, il mio sottodominio che uso sempre, cam.miqueb.info. Se devo mettere anche il numero della porta. W.9987. Se adesso mi connetto, se tutto va bene, esatto, mi sono connesso a TeamSpeak server. Se comunico ai miei amici o a chi voglio che entri nella mia community, comunico l'indirizzo, in questo caso cam.miqueb.info con il numero della porta. Avrò un server TeamSpeak funzionale, raggiungibile anche dall'esterno. Niente, vi ringrazio per l'ascolto, spero di essere stato utile. Lo so, ci sono altri TeamSpeak server gratuiti online, però così ognuno potrà avere un TeamSpeak server a propria disposizione dove è praticamente da solo, insomma. E ringrazio per l'ascolto, ci vediamo alla prossima.